Ciao ragazze, questo è un face of the day. Adesso questo è il look finito. Adesso subito dopo vi lascerò alla parte in cui mi trucco per farvi vedere un pochettino che cosa ho usato e come l'ho usato. E niente, insomma, questo è quanto. Devo fare l'introduzione. Spero che siate tutte bene e vi mando un bacio e vi dico buona giornata. Ciao. Per spiegarvi brevemente la base viso, ho utilizzato la BB Cream della Garnier. Questa qui, che in questi giorni mi sta dando molte soddisfazioni, poi vi farò una review molto più approfondita. Dopodiché, ho utilizzato i miei correttori preferiti, questo qui che è il Pro Longwear, soprattutto le imperfezioni del viso e un pochettino sulle occhiaie, e poi nella parte interna delle occhiaie, quindi qui lo studio Finish Concealer, giusto? Sì, lo Studio Finish Concealer, sempre di MAC. Cioè, questo è il mio accostamento preferito di correttori per il momento. Per quanto riguarda invece la cipria, ho utilizzato sempre questa qui di Kiko, la Soft Light Powder. Questo è ancora il colore 03, ma penso che tra poco dovrò cambiare e passare allo 02. Poi, per la base, ecco, ho utilizzato questo blush di Essence, il numero 30, Secret It Girl, e l'ho messo qui, però appunto ancora non l'ho messo da questa parte, quindi lo metterò dopo. Cipria HD e basta, insomma, per la base è questo. Adesso per fare l'occhio comincerò con la Urban Decay Primer Potion. Questa è la classica questa volta. Non ho utilizzato la Eden. Poi, per provarlo, ho deciso di utilizzare per la prima volta. Devo ritrovarlo, non so dove l'ho messo. Eccolo, scusate. Questo Eye Soufflé, che praticamente è un ombretto in crema della Essence della collezione Ballerina Backstage, ed è il numero 03 Grand Plié in Black, quindi il nero. E allora non l'avevo mai utilizzato, praticamente è come un paint pot, come potete vedere. E io lo vado a prelevare con il dito e lo vado ad applicare su tutta la palpebra mobile, picchiettando. Se fate guai come me, prendete un semplice cotton fioc. In effetti, per questo trucco, se non vi sentite abbastanza sicure, io comincerei con il viso struccato, perché comunque adesso andiamo a prendere un ombretto della Neve Makeup scuro, che farà parecchi fallouts, quindi ci sarà parecchia caduta di ombretto, e dunque se non siete sicure cercate di fare la base dopo. Io comunque tengo sempre a portata di mano questo pennellino che vi avevo già fatto vedere, con il quale metto di solito, col quale applico la cipria HD sotto le occhiaie, cioè sotto l'occhio, sopra le occhiaie, in questo modo, in modo tale da poter eventualmente togliere tutte le cadute cioè tutto l'ombretto caduto da sotto l'occhio con questo pennellino. E tengo sempre appunto a portata di mano anche la cipria HD per poter togliere i fallouts più rapidamente. L'ombretto che andremo ad utilizzare è questo qui, che è Dragon di Neve Makeup, uno degli ultimi ombretti di Neve Makeup. E lo andremo a prelevare, cioè io lo prendo con un pennello a lingua di gatto, questo è il 239 di MAC, ma uno vale l'altro. Prelevo l'ombretto prima di tutto da asciutto, perché comunque la base della Essence è abbastanza cremosa, quindi dovrebbe aderire. E vado picchiettando per tutta la palpebra mobile. Cioè, i riflessi si vedono, insomma. Perché
io comunque ero rimasta abbastanza delusa, l'ho provato l'altro giorno, che però era un giorno abbastanza nuvoloso e quindi non ho visto i riflessi, mi sembrava un semplice nero con qualche glitterino dentro, invece devo dire che oggi i riflessi si vedono e come. Tra l'altro a me piacciono molto i colori scuri, tendente un po' al nero, perché secondo me fanno risaltare moltissimo l'occhio marrone, che di solito è un occhio che rimane scuro, uno lo vede quasi nero. Invece se vedete, con questo tipo di colori il marrone dell'occhio risalta moltissimo, secondo me. Fatto ciò, andiamo a prendere uno sfumino pulito. E io in questo momento ho sotto mano il 224 di MAC, ma uno vale l'altro. E andiamo un pochettino a sfumare i bordi del nero, cioè del Dragon. In questo modo. Dopodiché io ho preso dalla palette Smoky di Make Up For Ever, ma è un colore reperibilissimo, questo colore qui, che è un marroncino, oserei dire marron glacé. Ma sì, buttiamola lì così, ed è il numero... qui lo dice lo definisce talpa, però a me marron glacé piace di più come nome. È il numero 127 di Make Up For Ever. Caricate il pennello di punta e lo andate a utilizzare nella piega per sfumare un pochettino Dragon. Più che altro per fonderlo un po' meglio nella sfumatura, cioè per sfondere un po' meglio la sfumatura nel vostro incarnato, insomma, per evitare l'effetto pugno nell'occhio. Sempre della palette Smoky che avevo sotto mano, ho preso il bianco con il dito, semplicemente così, e l'ho applicato sotto il sopracciglio per creare un punto luce. Anche qui utilizzate il vostro bianco preferito. È uguale, uno vale l'altro. Poi, messa via la Smoky Palette, io prendo una matita nera. In questo caso è la Feline di MAC, ma una qualsiasi matita nera andrà benissimo. La metto all'interno del, insomma, nella rima interna dell'occhio. Se sbava un pochettino sotto, a me personalmente piace di più perché insomma, è un po' più rock. Poi vabbè, ognuno ha i suoi gusti. Comunque, come vedete, durante la sfumatura abbiamo perso un po' di Dragon. E quindi, aspettate che... E quindi cosa facciamo? Adesso lo andiamo a riprendere con il nostro pennellino di prima, la lingua di gatto, e lo andiamo un po' a bagnare. Io in questo caso sotto mano il Fix Plus, ma vanno bene anche il Mist and Fix di Make Up For Ever o anche il, come si chiama? Anche l'acqua termale, per esempio, va benissimo. E lo andiamo a ripicchiettare sulla palpebra mobile. In questo modo. Ora vedo che l'angolo qui è un po' troppo netto per i miei gusti e quindi riprendo il mio sfumine. Certo, ovviamente guardate che gli occhi fate ben caso, cioè fate bene caso ai due occhi se sono uguali. Cancellate eventuali cadute di ombretto. Adesso metto via Dragon che, essendo molto scuro, è una bomba orologeria tenuto sul tavolo aperto, quindi vi consiglio di farlo anche a voi, chiudetelo appena avete finito di usarlo. E poi vediamo un pochino qui, perché sembra esplosa una bomba, sembra essere esplosa una bomba sul mio tavolo, quindi non è molto semplice ricordarsi bene. Allora, sopracciglia, perché come vedete non le ho ancora fatte, qui sì. Prendo la solita matita taupe di MAC. Eccoci.
bella appuntita e vado a tracciare, sì, no, è di qua. Vado prima di tutto con il mio vecchio scovolino a pettinare un po' le ciglia. Sì, le ciglia, le sopracciglia. È presto, scusatemi. E vado a disegnarle, a riempirle più che altro. Per fissarle utilizzo questo gel per sopracciglia della marca Essence, che non conosco, ma che ho semplicemente acquistato in un negozietto, non so se era di cinesi o una cosa del genere. Che ha uno scovolino, devo dire, notevole perché pettina veramente in maniera grandiosa le sopracciglia. Adesso ripasso un po' anche di qua. Le pettina veramente in maniera egregia. Infatti sono molto soddisfatta di questo prodotto che mi è costato una cosa come tipo 1 euro, una cosa del genere. Quindi promosso. Appunto, allora, passiamo al mascara. Però prima del mascara piego le ciglia e utilizzo, vabbè, il mio piegaciglia vecchissimo della Upim. E perché le piego? Perché utilizzo il mascara di Yves Saint Laurent che mi appesantisce un pochettino le ciglia, quindi tendono a essere dritte e non incurvate, cosa che un pochettino mi dà fastidio, quindi piego le ciglia. Qua. E applico il mascara che è l'Yves Saint Laurent Volume Effet Fossile Shocking. Ecco, ovviamente devo fare questa operazione di scremare un pochettino il prodotto perché è praticamente nuovo come mascara e quindi ha sempre troppo prodotto sulle setole. Il che è anche scomodo, devo dire, proprio nell'applicazione, perché comunque ci si macchia molto facilmente. E a trucco ultimato un pochettino dà fastidio. Comunque, tenete sempre a portata di mano un cotton fioc perché è essenziale in questa fase, specialmente per i mascara nuovi o giovani, come li chiamo io. Cioè, come vedete è un'operazione lunghissima. Lunghissima. Cioè, si perde un sacco di tempo. Ecco, ci siamo più o meno. Vado ad applicare il mascara, solo sopra però. E adesso lo vado a... vado a pettinare le ciglia con questo aggeggino malefico di Sephora che costa una cosa come 5 euro. Pettino le ciglia proprio per evitare i grumi. Diamo una passata di blush, io ve l'ho detto, questo è il numero 30 Secret It's Girl di Essence, che vado ad applicare. Cos'è caduto? Ah. Che vado ad applicare con questo pennellino della Essence, che è uscito da poco. Magari faccio, ecco, che è uscito da poco, e lo vado ad applicare sullo zigomo. Non è un ombretto, cioè sì, un ombretto, non è un, come si dice? Ce la posso fare? Non è un blush molto molto pigmentato, quindi dovete caricare un pochettino la mano. Sfumiamolo bene. Nei capelli. Ed ecco qua. Poi, per sfumare ulteriormente e dare un finish più, come si dice? Più HD,
dare un finish migliore al look, prendiamo la nostra CPHD o Hollywood o chi ne fa le veci e un pennello, sì, vabbè, con un pennello grande come questo che è il numero 49 di Sephora, passiamo su tutto il viso, sfumando un po' anche il blush, cosa che vi permette anche di recuperare nel caso in cui aveste applicato troppo colore. Dopodiché, io vi suggerirei, per evitare qualsiasi tipo di problema con la CPHD, vi suggerirei di prendere il vostro Fix Plus o acqua termale o Mist & Fix di Makeup Forever, spruzzarlo sul viso da lontano. E prendere un fazzolettino di carta in questo modo e tamponarlo su tutto il viso, insomma dove avete applicato la cipria. Questo vi eviterà l'effetto polveroso alla Nicole Kidman nel caso in cui doveste farvi fotografare. Questo era il procedimento del make up. Adesso vado ad asciugarmi i capelli e ci ritroviamo per il look of the day. Ciao! Allora, rieccomi qua da voi al look ultimato, con tanto di capelli puliti, vestita, eccetera. Quindi adesso passo rapidamente, scusatemi, guardo per vedere se sono inquadrata bene. Passo rapidamente al look of the day. Sulle labbra poi comunque non ho messo niente, quindi solo burro cacao. Sulle mani, polsi, eccetera, sempre le stesse cose. Come orecchini ho questi che mi stanno piacendo tantissimo, di Accessorize, che sono un po' simili, non so se la conoscete, alla collezione Paper di Bliss. E l'ho acquistati, questi qui sono i più grandi della confezione, diciamo, li ho acquistati insieme a, cioè in un set in cui c'erano tre paia così, e le altre due sono bronzo e oro e sono più piccoline. Bronzo o antracite, non lo so, comunque, non me lo ricordo. E, allora, addosso invece provo a fare in questo modo, ecco. Adesso invece ho un maglioncino semplice nero di H&M e sotto ho una magliettina fatta in questo modo, con questa parte qui trasparente, reggiseno rigorosamente color carne, di questo grigio ghiaccio un po' particolare. Pensavo fosse panna, invece dopo quando l'ho visto meglio era di questo colore un po' particolare e l'ho acquistata sul sito chiabi.it e che ha questo fiocco. Di disegnato che è con questo, diciamo, motivo pizzo. Sotto ho un jeans, oddio, sotto ho un jeans normalissimo blu scuro e le Timberland, lo so, cioè simil Timberland, lo so, non sono giustificabile per questa mia azione molto grave. Però in realtà fa freddo, le mie Timberland sono imbottite e questo basta. Basta e avanza. Sulle smalte, sulle unghie ho uno smalto di OPI, il classico You Don't Know Jack, che è questo qui. Ecco qua, e adesso vi saluto perché devo scappare.